Vieni qui, Vice. So chi sei, Vice, e so cosa stai facendo. Sono l'agente speciale Willis Huntley. È da un po' di tempo che Mr. Pezzo Grosso tiene d'occhio l'Eden's Gate. Mi ha conferito l'autorità suprema per gestire il problema. Ma quegli sfigati senza peli sul petto della CIA mi hanno detto che siamo nella sharing economy e quindi devi fare qualcosa per noi, se vuoi il nostro aiuto. Quindi, in ottemperanza delle più recenti norme igieniche, una mano lava l'altra. Sali in macchina e ti spiego. Ero in vacanza, stavo visitando tutti i 50 stati dal meno patriottico al più patriottico e ho ricevuto una chiamata. La chiamata. Sono stato inviato qui in missione dal Pezzo Grosso in persona. Cristo a pedali, mi viene duro anche solo a pensarci. E perdona il francese. Devo recuperare una videocassetta che se pubblicata lo metterebbe in pessima luce col pubblico. Ho scoperto che ce l'ha un membro dell'allegra famigliola di Joseph. L'ha nascosta da qualche parte e qui entri in gioco tu. Io lo attirerò allo scoperto. Tu lo seguirai fino al suo nascondiglio e poi mi prenderai quella videocassetta. Fallo per il tuo paese e il tuo paese risolverà il tuo piccolo problemino con la setta. Ci siamo. Seguimi. Vai a piedi per il resto della strada. Non c'è nulla a cui non ci si possa preparare. E soprattutto ci sono infiniti gusti di carne essiccata. Devo accedere all'attrezzatura in questa torre. Liberami da questi hippie dell'apocalisse. Attenzione, compagno. Hanno pisciato nel letto. Ripeto, hanno pisciato nel letto. Chi parla? Come sei arrivato su questa frequenza? Non ho tempo per spiegare, ma il tuo bunker è compromesso. Devi agire in fretta. Maledizione. Sono a casa di Boyd. Mandate un elicottero e ci penso io. Preparati a pedinare, Vice. Segui quell'elicottero a casa di Boyd. Lascia salire il bersaglio e fatti portare dritto dal mago di Oz. Ricorda, anche se mi fa ridere dirlo, questa è una missione pacifica. Solo sorveglianza. Non attaccare il bersaglio salvo ordini diversi. Ecco l'elicottero, puntualissimo. Se hai una tuta alare puoi lanciarti dalla torre e seguirlo. Altrimenti ho visto un quad che potrebbe fare al caso tuo. Ora muoviti. Vai, Vice, seguilo. Vai, Vice, seguilo! Ok, lascia che il nostro uomo prenda l'elicottero. Ricordati che dobbiamo ancora scoprire dove nasconde i nastri.
Qualunque idiota con un bastone può fare waterboarding. Lo spionaggio è ciò che ci separa da quelle bestie. Essere lontano, cercate bene. Chi va là? Vicino a quell'edificio! Nessuno può battermi. Uccidete! Ma cosa? Che diavolo? Avanzo! Sono piace. Ho altro da fare e all'improvviso questa rivoluzione boscaiola è ben al di sotto delle mie competenze. Una volta in America la parola data era sacra, ma oggi viviamo in una nuova America. So che volevi qualcosa da me, ma è così che funziona. Mi ricorda una cosa che mi diceva sempre mia nonna. Metti i desideri in una mano e caga nell'altra. Vedrai quale si riempie prima. Ah, mi manca. Ci si vede in giro. Cosa sto parlando? L'hai vista la verità? Ah, anche tu vuoi giustizia? Sì, lo so chi sei. Il vice che lotta contro il complotto globalista della setta.
Tutto nella storia di questa setta puzza di bruciato e sai che ho ragione. Dillo? Dillo insieme a me. Siamo schiavi del governo! Non c'è male. Controllo mentale. Esatto, caro mio, è sempre stato il loro piano. Tu lo sai, io lo so. E vuoi sapere come lo stanno facendo? Col cibo. Beh, io non ci sto. Io e te stiamo per fottere il governo! A pecora! Mi chiamo Zip Kafka. Ti spiego tutto mentre andiamo. Forza! Sali, guido io. Il mondo non sta finendo, come dice la setta. È tutto un complotto governativo demoniaco per seminare il panico e distogliere la nostra attenzione da quello che sta succedendo veramente. Questo posto è il centro nevralgico dei complotti governativi. Scie chimiche, pesticidi, manipolazione climatica e tutta roba geneticamente modificata. Ho scavato un po' intorno al recinto e ho trovato barili pieni di quella roba che ti spappola il cervello. Il gau. Lo danno agli animali e noi ce li mangiamo. Sostanze chimiche che piegano. Dobbiamo distruggere gli strumenti che usano per indottrinarci. Non potrei mai abbatterli. Esatto, vice. Sto parlando di eutanasia. È l'unico modo. Non mancarne neanche uno. Eccoli, vice. Oh, poveri angioletti. È la cosa migliore. Presenta a te? No! Ne vedo ancora qualcuno! Devi abbattere gli altri! Ora di prenderlo! Thank you.
piazza o qualche trappola. I rinforzi saranno accolti dalle fiamme del Signore. Se quei demoni torneranno, li spediremo in orbita. Dovrebbe bastare. Non potranno più fare del male ai poveri animali innocenti. Mai più! Arrivano! Un momento! Cosa? No! No! Stanno mandando le mucche! Ryan? Danny? Shiva! I poveri animali che sono morti qui hanno pagato a caro prezzo la nostra libertà. Sono eroi e patrioti. Onoreremo il loro sacrificio, perché la storia ci insegna che ogni grande vittoria comincia con una tragedia. Proprio così. È tempo di colpire il portafogli. E dove sarebbe, chiederai tu? La vecchia miniera d'oro. È da lì che il governo finanzia tutta questa operazione. Sì, pensavi che fosse chiusa. È quello che vuole farci credere il governo. Come si fa a fidarsi del governo? Te lo dico io, è tutto connesso. Là sotto c'è più oro che in 10 Fort Knox. Metteremo in ginocchio questo impero globalista e ridaremo l'America alla gente. Quei demoni parlano sempre di un collasso? E un collasso avranno. Prendi queste cariche di termite. Hanno la stessa potenza di quelle che hanno usato per le torri gemelle. Piazzale su tutto l'oro che vedi. Diamo una lezione a quei bugiardi. Cosa? Stai aspettando me? Io sono fuori dai giochi. Hai visto cosa è appena successo? Questa storia è troppo.
carico di demoni. Vengono verso di te. Non lasciargli disarmare le cariche. Funzionano come un relè e devono essere tutte armate. Vuoi di Cry? I meriti unico e solo di Cry. Dividetevi e disinnescatele prima! Cerco un'altra angolazione. Presto! Pezzi di merda! È laggiù! A bordo, Gray. Merda, l'ho perso! Dammi qualcos'altro da fare.
potrà mai calciare! Ha continuato fino ai 7 mesi, ma il dottor Lombard ha deciso che era meglio che la smettesse con le armi da fuoco. Hai proprio capito tutto.